In Prefettura a Napoli oggi la consegna dei diplomi delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana a 48 cittadini dell'area metropolitana che si sono particolarmente distinti per impegno civico e sociale. Il servizio è di Pasquale Piscitelli. Con la tradizionale cerimonia sobria, ma particolare rispettosa dei distanziamenti fisici, nella Sala delle Muse della Prefettura di Napoli, presente uno spaccato distinto di testimonianze di impegno civico nella vita sociale, istituzionale e militare dell'area metropolitana partenopea. 48 gli insigniti delle onorificenze dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana, titoli prestigiosi nazionali concessi annualmente dal Presidente della Repubblica. E per gli assegnatari provinciali consegnate le pergamene dei diplomi dell'Ordine al merito direttamente dalle mani del Prefetto di Napoli, Marco Valentini. Molti di questi cittadini, con la loro attività personale o professionale, sono di esempio. Per gli altri, eh, ciò che hanno fatto è un esempio per gli altri ed è molto bello che la Repubblica possa riconoscere formalmente questa loro funzione. Senza altre autorità presenti, divisi in tre blocchi, nominati con il titolo di cavaliere per la quasi totalità gli appartenenti alle forze dell'ordine militari, ma anche civili, tra i quali impiegati dirigenti, giornalisti, un artista, imprenditore e anche il console dei maestri del lavoro della provincia di Napoli, mentre con il titolo di commendatore, diplomi per il presidente di una onlus sociale e per l'ex prefetto di Genova. Salendo di onorificenza con il titolo di ufficiale, oltre a due carabinieri, al direttore regionale dell'Inps della Lombardia, infine per il grande ufficiale, il titolo onorifico è per l'ex prefetto di Pavia. Tra saluti a distanza seguono le fotografie e selfie di rito e qualche occhio umido per l'emozione.